Villaggio Ippocampo, a pochi chilometri da Zapponeta, ma di competenza del comune di Manfredonia, sempre più degradato, abbandonato e sporco. Per questo motivo, l'amministratore del supercondominio, Antonio Pepe, ieri si è incatenato davanti al comune di Manfredonia. Un problema, quello del degrado e della sporcizia di Ippocampo atavico, che si trascina da anni e che oggi fa scattare le forti proteste. Dopo il sit-in all'ingresso del villaggio Ippocampo del scorsa domenica 19 maggio, ieri l'amministratore del supercondominio Antonio Pepe si è incatenato davanti a Palazzo di Città per chiedere attenzione e soprattutto servizi in un villaggio che durante il periodo estivo conta anche più di 12.000 residenti. Si tratta di un'area a vocazione turistica con diverse attività commerciali e turistiche e che durante l'inverno comunque ospita centinaia di residenti. Una zona di competenza del comune di Manfredonia che pare si sia dimenticata del villaggio Ippocampo, almeno questo è quanto denuncia l'amministratore del super condominio, che rimarca le tante difficoltà del villaggio: la chiusura della lottizzazione ultracinquantennale, i lavori di ricostruzione della duna di protezione per le mareggiate ancora non collaudate in stato di abbandono, l'assenza di ogni presidio per la sicurezza, la situazione igienico-sanitaria precaria per la presenza del canale acquatico ridotto ormai a vasca di acqua putrida senza alcuna protezione e manutenzione da parte del comune di Manfredonia, che è proprietario del villaggio Ippocampo, l'assenza di trattamenti di disinfestazione, derattizzazione e pulizia delle strade e delle spiagge libere, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con duplicazione dei costi a carico dei proprietari che già pagano tasse come l'IMU e la TARI con un importante gettito fiscale. Per questo, stanchi, i residenti e i proprietari delle case a Villaggio Ippocampo alzano la voce e chiedono interventi immediati.